Ora proveremo a scendere un pochettino con la nostra vibrazione dell'ambra sempre nel bocchino. Gli angoli della bocca sempre ben fermi, il centro morbido, il labbro inferiore piatto, ottenendolo con leggero avanzamento della mandibola e l'uso dei muscoli trattori del mento che servono ad appiattire proprio il labbro inferiore, ok? Adesso tre note. Un'altra nota, quattro note. Questa è una nota che faccio fatica a cantare perché non ce l'ho nelle corde vocali, ma il bocchino sarà più semplice. Respiro. Io sono partito da una nota media, che generalmente un po' tutti riescono a fare all'inizio, ok? Però se ti vengono altri suoni, non ti preoccupare, tu ricorda sempre le nostre famose colline, ok? Ora aggiungiamo un'altra nota, 5 suoni. Fatto? Siccome già l'ultima nota non c'avevo le corde vocali per poterla cantare, allora ho spostato tutto sopra di un'ottava per la mente, che mi serve anche perché questa è la mia tessitura vocale. Se tu hai, se riesci a cantarla con la nota lì, ben venga, cantala. Qui non ce l'ho, perciò devo farla. Ma per il cervello calcolare la differenza di frequenza è veramente una cavolata, perché ogni ottava che abbassiamo il suono, praticamente sono la metà delle vibrazioni al secondo. Ogni ottava che saliamo, il doppio della vibrazione al secondo. Un calcolo proprio da ragazzi per il nostro cervello. Vedi? Io suono, canto mentalmente la nota alta, ma il mio cervello automaticamente trova la frequenza di vibrazione corretta, l'ottava giusta. Respiro. Ecco, un'altra cosa che mi piace molto è respirare inizialmente col naso, perché il naso incamera aria pura. I peli del naso servono proprio a purificare l'aria. Il naso riscalda l'aria. L'aria calda aiuta maggiormente a rilassare i muscoli. Perciò mi permette di incamerare più aria, ok? Sei, ho sbagliato, rifacciamo 5 note. Oh, ci fermiamo qua, rifacciamo. Respiro col naso, respiro bocca. Ok, ancora un'altra volta, prima cantandolo. Prendere 2/3 di inalazione col naso della mia capacità respiratoria, l'ultimo terzo con la bocca. Ok? Sempre questo andamento delle colline, ovvero dove la vibrazione non si interrompe mai, ok? Direi che abbiamo visto nel video precedente le note che andavano verso l'alto, abbiamo ora affrontato le note che vanno verso il basso e non mi rimane che rimandarti al prossimo video dove proveremo a mettere il suono del bocchino
dentro la tumba e vediamo cosa esce. Ok, buona visione, al prossimo video. Ciao!